amiche e amici, bentornati. L'appuntamento con Horeca Focus si rinnova oggi con un approfondimento dedicato a un giovane imprenditore di Breganza in provincia di Vicenza, con una visione del business di ampio respiro e caratterizzata da preparazione, umiltà e ambizione. A 35 anni, il suo nome è Dennis Moro ed è balzato alle cronache del 2019 grazie all'acquisizione e al rilancio di un'azienda storica nel settore del food, quale Meligatti 1894. È venuto a trovarci nei nostri studi sul lungomare di Napoli e non potevamo lasciarci sfuggire questa opportunità per poter parlare con lui dell'altra ambiziosa operazione imprenditoriale iniziata 2 anni prima, nel 2017, quella di Fonte Margherita, la società di imbottigliamento con ben 185 anni di storia che si trova in prossimità del Monte Pasubio, in provincia di Vicenza, con la quale Dennis Moro, affiancato dal socio Nicola Sartore, ha lanciato la sua sfida al mercato italiano e uno sguardo attento a quello internazionale nel pieno rispetto della sostenibilità. Laurea con lode in economia a Padova, periodi di lavoro trascorsi in Francia, Belgio, Brasile, Stati Uniti e Lussemburgo, amministratore di Fonte Margherita S.p.A., Dennis Moro è oggi con noi. Benvenuto, Dennis. Ciao Fabio, grazie per l'opportunità e un saluto a tutti gli amici che ci stanno guardando oggi. Dennis, raccontiamo in un minuto qual è la tua storia. Beh, parto da vicino alle piccole Dolomiti, dove sono nato, a Breganze, e ho una laurea in economia, ho di trascorsi all'estero in 7 paesi, dove ho studiato e lavorato. Ho avuto un periodo sabbatico in Brasile e da lì ho deciso di rientrare in Italia 4 anni fa e mi sono dedicato a progetti di rilancio e di sviluppo di marchi storici nel food and beverage. Sono partito dalle piccole Dolomiti, da Fonte Margherita, è un'azienda con aveva 2 stabilimenti in vetro, ora siamo in 3 con l'acquisizione di Fonte Regina e Staro, e siamo un'azienda che produciamo in vetro e con grande attenzione alla sostenibilità e con prodotti a ribadisco in vetro e in cartone riciclabile. Ho avuto l'opportunità di seguire il rilancio di Meligatti 2 anni fa, dove sono stata una delle figure chiave nella ripartenza e avevo il ruolo di amministratore delegato. E una grandissima opportunità in un marchio storico degli italiani come Meligatti. E Meligatti e Fonte Margherita di fatto sono entrambe marchi di una bellezza e di una importanza per il territorio e con una forte valore intrinseco. Qual è la sfida lanciata attraverso l'acquisizione e il rilancio di Fonte Margherita? La sfida di Fonte Margherita era quella di confrontarsi con dei grandi colossi in un settore molto complicato e competitivo. Ad oggi, dopo 3 anni e mezzo, la nostra sfida è di portare il marchio, la nostra marca principale Fonte Margherita e gli altri 4 marchi nelle tavole di italiani nel nord-est italiano con il vuoto a rendere, ma anche in tutta Italia con il nuovo prodotto in brick o con le bibite, nuove bibite con solo zuccheri della frutta in acqua minerale per il canale Horeca. Quindi fatto la sfida di Fonte Margherita è diventare un prodotto per tutti gli italiani, essendo stata per oltre 170 anni un prodotto locale delle piccole Dolomiti, quindi coniugare tradizione e italianità allo stesso tempo. Parliamo ora della grande novità sostenibile lanciata nel corso della primavera 2020, l'acqua in brick. Realizzare un prodotto in brick e non in PET come tutti gli altri player sul mercato ha comportato certamente una sfida importante con uno sforzo economico e organizzativo davvero significativo, soprattutto attraverso gli investimenti in ricerca e sviluppo effettuati. Oggi, a distanza di alcuni mesi dall'esordio del prodotto sul mercato, quali sono i risultati ottenuti? Certo, la sfida del brick, come la sfida del vetro 3 anni e mezzo fa, era una sfida tutta da vincere. Di fatto noi abbiamo deciso di puntare sul brick e mai sul PET, perché volevamo essere un'azienda che producesse in vetro e avesse dei formati innovativi come riteniamo il brick, per arrivare dove il vetro non riesce ad arrivare. Inizialmente il mercato ha testato curiosità ma anche una non totale propensione all'inserire questo prodotto nei primi 2 mesi, ma con il passare del tempo via via sempre più distributori
nell'Oreca, nel vending, in altri canali, nel fuoricasa in generale, hanno creduto in questo prodotto e lo stanno valorizzando e distribuendo, portando innovazione dove il vetro non arriva. Quindi sempre dove non arriva il vetro noi proponiamo il brick. Per voi non è stato facile. All'inizio i stessi distributori a cui era stato proposto hanno guardato al prodotto in brick con sospetto, vi hanno detto che somigliava troppo a una busta di latte, che costava un tantino in più rispetto al prodotto confezionato in PET. Eppure? Sì, beh, credo sia normale quando si propone innovazione nel mercato di trovare qualche piccola barriera iniziale. Questo credo sia normale di tutti i prodotti innovativi. Eppure abbiamo trovato molte persone che hanno spinto il prodotto e lo stanno valorizzando, posizionando e distribuendo con grande dedizione. Questo l'abbiamo sia nei nostri clienti, sia nella nostra rete vendita, che sta credendo fortemente in questo prodotto e ci sta permettendo di arrivare in aree d'Italia dove 6 mesi fa non c'eravamo, dalla Puglia, la Sicilia, la Campania, fino al Piemonte e il Friuli Venezia Giulia. Quindi stiamo coprendo tutta Italia progressivamente distribuendo il nostro prodotto in tutta Italia. Dennis, qual è la grande novità che proporrete per il 2021? La grande novità per il 2021 è sicuramente consolidare le novità proposte l'anno scorso, che sono stati il terzo stabilimento di Fonte Regina Staro, il brick e la nuova linea di bibite di Oreca. Ma ci saranno sicuramente delle novità che arriveranno nei prossimi mesi. Quindi assolutamente consolidare tutte le novità dell'anno scorso e proporre qualche novità di completamento per la nuova campagna commerciale. Quindi nuove novità arriveranno sicuramente. Infine, parliamo delle nuove bibite analcoliche destinate al mercato Oreca. Certo, quando nel momento del lockdown c'era grande timore al mercato Oreca, noi abbiamo accelerato nel lancio della nostra nuova linea di bibite, che si caratterizzano per essere in acqua minerale delle Piccole Dolomiti, per essere con solo zuccheri della frutta e solo aromi naturali e senza coloranti, in 7 varietà, quindi assolutamente in 7 gusti, e anche qui, lanciate in giugno, ci hanno permesso di arrivare in punti d'Italia dove prima non c'eravamo, quindi ci hanno permesso di distribuire il prodotto e di proporre la nostra marca in tutta Italia. Grazie Dennis, ti aspettiamo prestissimo per comunicare le grandi novità di Fonte Margherita che man mano andrete a proporre al mercato italiano. Grazie a voi per l'opportunità di essere qui oggi e vi invito ad assaggiare questo prodotto ed accompagnarlo nelle vostre tavole e nel tavolo di tutti gli italiani. Grazie ancora. Questo appuntamento di Oreca Focus termina qui. Amiche, amici, ci vediamo presto.